high-tech. Al complesso di uffici Epicenter, a Stoccolma, gli impiegati possono aprire le porte con un chip impiantato nella mano. L'RFID, identificazione a radiofrequenza, è un chip in Pyrex che contiene antenna e microchip. Al posto del codice di accesso, l'impiegato deve solo portare la mano davanti al sensore. Il personale può aprire le porte, attivare la fotocopiatrice e scambiarsi dati tramite smartphone. La palazzina Epicenter, per imprese innovative, si propone di accorpare aziende grandi e piccole dell'high-tech sotto lo stesso tetto. Il chip ha la dimensione di un grosso chicco di riso, circa 12 mm. Lo si applica sotto pelle con una siringa. Inviando il codice RFID diventa uno strumento di identificazione che può comunicare con gli oggetti circostanti. Insomma, è pratico. Può aprire le porte, può comunicare col telefono cellulare, può inviare il vostro biglietto da visita alle persone che avete incontrato. Le prestazioni del chip sono limitate, ma l'obiettivo è di esplorare le possibilità che rappresenta e svilupparle. La speranza è che gli impiegati dell'edificio potranno acquistare paste immense e controllare la loro salute tramite il chip. Alcune delle future possibilità investono la funzione dell'odierno PIN nella carta di credito, quindi i pagamenti sono uno degli ambiti. Penso anche alla salute, per comunicare col medico, trasmettere i parametri corporei in relazione a quello che mangi, al tuo stato di salute generale. Solo i volontari si fanno installare il chip, che è totalmente sicuro. Il metallo interno è pochissimo, niente pericolo quindi per il metal detector e niente rischi di rottura.